L'amore di Gesù ci chiede di lasciarci toccare dalle situazioni di chi è provato. Penso specialmente alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto. Ma pure penso ai drammi quotidiani del caro popolo ucraino e di tanti popoli che soffrono a causa della guerra o motivo della povertà, della mancanza di libertà, delle devastazioni ambientali, tanti popoli. Sono vicino in tal senso alla popolazione neozelandese, colpita negli ultimi giorni da una devastante ciclone. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo chi soffre e facciamo in modo che la nostra carità sia attenta, sia una carità concreta.